Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video della classe dell'iscritto. Oggi scegliamo il commento di Minotaur Channel che ci dice di utilizzare il KN44 e vi faccio vedere gli accessori, ovvero alto calibro, calcio e caricatori rapidi. Per quanto riguarda l'arma secondaria abbiamo l'XM53, una stordente e poi post bruciatore, roba forte e propulsione fortiva. Lui mi ha detto di utilizzare anche una Semtex, però purtroppo sono già a 10 cose nella classe, per cui ora troviamo una partita e andiamo. La partita sta per iniziare, siamo su Stronghold, una mappa che è piuttosto figa, almeno a mio parere. E ragazzi, mi raccomando, per questo video proviamo a superare i 1500 mi piace. Ci tengo davvero tanto perché è una serie, tra l'altro, che mi avete consigliato proprio voi, per cui perché no? Mamma mia, prima uccisione della partita. Stiamo attenti, mi raccomando. Dovete sapere che con quest'arma io mi ci trovo molto molto bene, solo che la utilizzo con dei mirini. Questa volta purtroppo la situazione è diversa, come vedete, quindi ho una piccola difficoltà. Però avendo utilizzato parecchio l'arma, che è addirittura al livello massimo, non dovrei stare così in difficoltà. Comunque vediamo un po'. Tra l'altro ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di lasciarmi nei commenti nuove classi da utilizzare per i prossimi video. Di solito lasciate circa 200 commenti per ogni video appunto di questa serie di Call of Duty. Per cui ragazzi, vi ringrazio davvero davvero tantissimo. Ci tengo tanto appunto perché essendo stata una serie consigliata da voi, sono così, come dire, sono molto molto felice che la supportiate. Allora, stiamo attenti ora qua in questa zona. Mi sembra infatti di aver visto qualcuno che è riuscito a scansarsi, ma non riesce a sfuggire alle mie grinfie. T'ho visto. Eccola lì, ma ciao. Fatta fuori. Dovrebbe esserci qualcun altro in zona. Ragazzi, cosa non sono i caricatori rapidi, eh? Qualcosa di incredibile. Mi ci trovo molto bene. Aspetta. Ecco qui, ma ce n'era un altro. Quanto siamo? 5-3. Vabbè ragazzi, possiamo fare molto di meglio, eh. Diventiamo invisibili e lanciamoci. Qua solitamente c'è sempre qualcuno, ecco, nascosto. Non m'ha proprio visto. Bene così, ricarica e si parte. Io ragazzi ricarico millemila volte nel multiplayer, ne sono consapevole, però meglio così, eh. Vai, vai, vai. Ce n'è uno qua. Sei mio, bene. Stanno arrivando altri però. Lo so che stai arrivando. Dimmi che ci sei. Cioè, vorrei che tu lo dicessi, ma porca miseria, non so dove diavolo guardare. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora voltati. E c'era gente là. Mamma mia, ha preso. Vabbè ragazzi, quanti ce n'erano? Non lo so. Vabbè, sono primo in classifica, ottimo. Il ratio non è per nulla male, eh. Quindi cerchiamo di giocare sempre così. Via, via. Allora, c'è qualcuno lì. Preso. Ora, abbassiamoci perché so che sta arrivando. Dovrebbe arrivare perché qualcuno prima mi ha sparato alle spalle. Eccoli là. No, ce n'era un altro. Ah ragazzi, anche lui stava aspettando che io uscissi dalla stanza lì, dalla struttura. Allora, concentriamoci in questa zona, che di solito proprio qui ti fregano sempre. Qualcuno che è sopra? Vediamo, sì, sicuramente. Ti ho visto, no. Aspetta. Ecco qui, preso. Aspetta, no ragazzi, ricarico anche quando non devo, porca miseria. Vai, 11-6. Non è male, non è male, concentriamoci. Che cavolo è? No, vabbè ragazzi, in quell'angolino, guarda, non guardo mai, faccio sempre sta cazzata. Allora adesso andiamo a prendercelo. Lo so che ci sei, dove diavolo sei? Prima c'era, non dirmi che ti sei spostato da qua. Sì ragazzi, sei spostato, anche se un altro l'ho beccato, che aveva addirittura la macchina da guerra, che diavolo era. Sento degli spari incredibili. Ora, via da qua, spostiamoci. Credo che qui ci siano molti nemici, eh. Quello perché non è morto? No, vabbè ragazzi, ste solite cazzate che faccio. Spara! Non è morto! Ragazzi, non mi ci trovo per nulla con quest'arma secondaria. Perché mio caro amico mi ha consigliato questa? È davvero brutta e cattiva. Io ragazzi, come arma secondaria, sono sempre abituato ad utilizzare qualcosa di piccolo e veloce, perché davvero lo trovo ottimo per poter subito far fronte a minacce imminenti. Però, aspetta, ucciso, benissimo. Però a volte ti devi anche adattare, no? Eccolo qui, un altro, bene, 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 siamo a 3 di fila. Attenzione, guardiamoci un po' ovunque per non essere, diciamo, seviziati, mettiamola così. Ucciso, molto bene. E dovrebbe esserci qualche altro nemico in questa zona. Porca miseria, qualcuno alle spalle. Ero quasi a 5 di fila, vabbè, 16-9. Non male, ragazzi. Ora, vediamo un po' come concentrarci meglio. Qualcuno è sopra. Aspetta, aspetta, sei mio. Beccato.
Aspetta, quello è esposto, possiamo farlo fuori? Qua, non l'ho beccato nemmeno una volta, ma com'è possibile? E lui mi ha fatto fuori in una maniera incredibile. Complimenti, 17-10. Allora, ragazzi, ma stiamo almeno vincendo oppure no? Siamo 44-45, quindi no, siamo in svantaggio pure. Allora, lanciamoci all'esterno, va? Siamo invisibili, quindi possiamo farlo con una nonchalance migliore. E purtroppo sono diventato già visibile. Ucciso! E vai così che spacchiamo tutto. Allora, attenzione là. Quello che sta facendo. Perché si contorceva in maniera ambigua? Cose incredibili, ragazzi, eh. Vediamo da questo lato. Da questo lato c'è di sicuro qualcuno. Oh, che bello! Marcondiron di rondello. Da questo lato? Raga, lo so che arriverà qualcuno. Sono più che consapevole. E ci hai provato a farmi fuori. Ecco, mi ha ucciso quello con la macchina da guerra, che è quella che teneva in mano. Però, 21-11, non male. T'ho visto! Fatto fuori, ecco, avevo la macchina da guerra. E lo sapevo, sempre alle spalle, raga, in un conflitto a fuoco, uno davanti all'altro, difficilmente riescono ad avere la meglio su di me. Invece sti vigliacchi si credono forti, via via via. Facciamoci, vabbè, ma beccato comunque. Però, come dicevo, solitamente uno contro uno... Loro sono in svantaggio. E t'ho visto, dai, lo so che mi hai visto anche tu. Io salgo e tu scendi come due cretini. Aspetta, ricarica. Allontaniamoci da questa zona che mi sento troppo osservato. Sulla destra c'è di sicuro qualcuno, lo sapevo. Qualcuno mi ha salvato, ragazzi, meglio così. Il mio angelo custode. Guardalo là, ti vedo. Assist, mannaggia. Attenzione qui, nulla. Cerco comunque, come consigliato anche da voi, di utilizzare poco il salto quello lì figo. Cioè il boost, come cavolo si chiama il salto quello lì che ti fa volare? Ecco, non mi viene in mente. Comunque cerco di utilizzare poco quello lì, perché magari ti può far vedere sulla mappa. Però non ricordo se con i perk che sto utilizzando c'è uno che mi permette di salvarmi. Allora ricarica. E non mi ha visto! Ma sei ridicolo, non mi hai visto! Ma sei proprio scemo! Allora, diventiamo invisibili. E ce n'è uno qua. Ma come assist? No, vabbè, raga, questi mi prendono in giro. E quindi vittoria 25-14 è il punteggio della prima partita. Ora passiamo alla prossima. Anche la seconda partita sta per cominciare. Ed eccoci qui, in un'altra mappa che mi piaciucchia abbastanza. Cioè, io finora vi ho sempre detto: sì, questa mappa mi piace. Ma allora mi direte: Joseph, ma che cavolo, ti piacciono tutte le mappe? T'ho visto, eh. Eh no, non basta vedere, devi anche sparare, porca miseria. Vabbè, ragazzi, tranquilli, concentriamoci e tutto verrà da sé. Cioè, invece no, devo sempre sparare, effettivamente. Però, fingiamo che sia così. T'ho visto. Eccola qui, uccisa. E doveva esserci un'altra lassù. Ora vediamo un attimino di gestirci. Porca miseriaccia. Ragazzi, siamo in negativo. Vabbè, abbiamo appena iniziato, quindi non è che ci sono dati pur sempre molto sensibili, nel senso che possono cambiare da un momento all'altro. Però c'è da considerare che al momento la situazione è la seguente. Vediamo un attimino se qua c'è qualcuno. Mi sa di sì, perché vedo morire un po' di gente. Allora, concentriamoci. Allora, buonasera, da qui vedo gente, no. Però vedo un po' di movimenti strani. Oh, finalmente. E non è possibile che si muovono in branco. Cioè, ne uccidi uno, gli spunta quello dal culo e ti uccide. Incredibile. T'ho visto, ma lui non è possibile, è uscito da lì già sparando. Complimenti per la mira e soprattutto per la dedizione. Vabbè, ragazzi, dai. Adesso basta cavolate, abbiamo fatto un inizio un po', come dire, discutibile. Ma ora però incominciamo a giocare benino. Ecco qua, ho ucciso il primo e anche il secondo. Oh, detto fatto, ragazzi, detto fatto. Detto fatto. Aspetta. Sei mio, tre di fila, mi dispiace. Allora, diventiamo invisibili. Cerchiamo già di gestirci. Qualcuno è morto, mi sa, nei dintorni. C'è gente qua, sì. Ce ne sono un bel po' anche. Allora, ho questo, quindi sfruttiamolo. Porca miseria, è stato inutile. Quindi ricarica e partiamo all'attacco. Anche perché in realtà credo che quello che vuole rompere le scatole, non ho nemmeno finito la frase, è dietro. Ed effettivamente è stata così la cosa. Allora, quanto siamo? 5-5, dai. Almeno abbiamo iniziato male, ma poi ci siamo ripresi un attimino. Ecco qua, ucciso. Vediamo, dovrebbero sbucare da là. Quindi t'ho visto, è inutile che ci provi. Vabbè, sono caduto, meglio così, va. Altrimenti mi avrebbe ucciso quasi di sicuro. Guarda se quello vuole morire, nulla. Spero che mi faccia un assist che vince quel tizio. Porca miseria, vabbè, quanti ne erano? Ma devo fare tutto da solo, raga.
Cioè, sta squadra in cosa consiste? Nel nulla, non ha un ruolo. C'è sempre il solito che sbuca da questo lato, però, eh. Ecco qui, fatto. Poi c'è uno che è caduto di sotto, non so che cosa diavolo ha combinato. Allora, andiamo da questo lato che c'è qualcuno quasi di sicuro. Sì, ma sono amici, quindi non serve. Vediamo di là, di là. Allora, qua dentro nessuno. C'è questo a camperare che spara anche agli amici. L'avevo visto, io ho anche sparato, ma non sono comparsi hitmarker in generale da questa sparatoria. Dai che siamo primi in classifica, però solo della nostra squadra. Questo tizio muore anche mentre guardo le classifiche. Complimenti. C'è qualcuno là. Eh sì, è comparso qualcuno lì. Arriverà ora? Allora, lanciamo una così randomica che sembra ci siano persone. Ok, assist stordimento, quindi di persone ne ho stordite. Ora credo che ci sia qualcuno. Ecco, stavo dicendo sopra, invece mi compare davanti. Una partita un po' sottotono rispetto a quella precedente, però nulla è detto. Allora, diventiamo invisibili, bene così. Poi, t'ho visto, ma ciao! Questo non mi ha visto. Ragazzi, l'invisibilità io la trovo davvero utile, Cioè, in tante occasioni davvero mi è servita parecchio. Qua di solito compare sempre qualcuno, questa volta non c'è? Aspetta, 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 è dietro, È dietro, l'ho visto. Oh, che bello! Via, via da qua! Porca miseriaccia! Allora, rimaniamo un attimino fermi. Cerchiamo di recuperare la salute perché ho un po' timore che questo stia arrivando. Allora, voltiamoci e vediamo se è ancora lì. Sembra di no. Probabilmente si era nascosto dietro la porta. Vigliacco che non sei altro. Vai con 12-9. Siamo in positivo, ma vorrei fare molto, molto meglio. Vediamo quello che riusciamo a combinare, ragazzi. Dovrebbe essere là. Porca miseria. Guarda che si nasconde. Beccati questa. Sì, ma porca miseria, ma questo è stupido! Avete visto quello che è successo, ragazzi? Ho lanciato la granata stordente, cioè la stordente, è rimbalzata contro il mio amico e poi semplicemente mi ha colpito. Cioè, quindi mi sono autolanciato una granata stordente. Non è stata una grandissima idea, però cerchiamo di avanzare, dai. Ecco qua, ma ciao! E facciamo fuori due, ottimo! Bene così. Cerchiamo di riprenderci un po'. Allora, qualcuno dalla sbuca di sicuro. O comunque dall'alto, vabbè, uguale. Poi questo tizio mi passa davanti per farsi colpire la testa. Complimenti. Spirito di sopravvivenza zero, ragazzi. Vabbè, mi hanno fatto fuori, 15-12. Nessun problema. Io, ragazzi, che volete da me? Quando sono in positivo sono sempre felice. Anche se in questo Call of Duty sto giocando talvolta, mica sempre. Sto giocando un pochettino meglio. Vediamo. Oh, guarda quanti ce ne stanno. Ma come faccio a distruggerli tutti? Vabbè, sconfitta ragazzi, una partita un po' più sottotono rispetto a quella precedente, ma poco importa perché almeno questa classe è stata piuttosto bella da utilizzare, però ho sentito davvero tantissimo la mancanza del mirino. Io ragazzuoli mi auguro che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi un nuovo commento con delle classi da utilizzare per i prossimi episodi, ricordate di lasciare un mi piace e di seguirmi su Facebook, Instagram e sul mio secondo canale YouTube. Per cui ragazzuoli, alla prossima, ciao!